Guarda qua. Buonasera e benvenuti al TG delle 5. Buonasera, cazzo. Accendo. Accendo, vai. Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Ciao. Oggi torniamo finalmente a parlare. No, finalmente di che? Finalmente. Ogni volta. Ogni volta. Ma perché finalmente? Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Ciao a tutti. Dopo aver passato un bel periodo sulla PS4, adesso andiamo a parlare un pochino di quello che è il panorama della Xbox 360, ok? Questo perché? Perché grazie ad alcuni utenti siamo riusciti a moddare appunto le console insieme a riparaggi. A questo punto iniziamo una serie di video per andare a vedere cosa ci dobbiamo fare appunto con queste console qua. Fondamentalmente installare le copie di backup dei vostri giochi, modificare appunto qualcosa, qualche gioco eccetera, modificare le ventole e altre cose, ok? Mi raccomando, seguite tutti i vari video che trovate nella playlist del canale appunto dell'Xbox 360. Oggi andiamo a parlare, in particolar modo questo video è dedicato alla prima fase, ok? Voi avete la vostra console con modificata col JTAG o RGH. Andiamo a mettere il primo menu, ok? Che vi serve fondamentalmente per andare a scuriosare nel file manager della console, ok? Apre, diciamo, la possibilità di andare nel disk. Esatto, fondamentalmente vi serve a quello, ok? Questo vi consentirà appunto di installare già le copie di backup, che lo vedremo comunque poi in video successivi. Questo video qua lo dedichiamo esclusivamente appunto all'installazione dello Xex menu, ok? Detto questo, ragazzi, ci trasferiamo adesso sulla console perché seguiamo i vari passaggi come facciamo di solito. Andiamo. Allora ragazzi, primo passo fondamentale, vedete intanto la console che è modificata, però è vergine, ok? Avete il vostro menu, andiamo praticamente sotto impostazioni, andiamo a praticamente a formattare la chiavetta USB che vi serve poi per metterci appunto lo Xex menu. Adesso lo andiamo a infilare dentro. Infila. Al contrario. Ovviamente. È normale. Non è mai, purtroppo, ecco, questa cosa dell'USB non l'hanno ancora capita. Dunque, periferica USB, schiacciamo Y e facciamo formatta. E diamo ok. Aspettiamo qualche istante. Adesso ragazzi invece andiamo sul PC che vi faccio vedere appunto come buttarci dentro il file per installare lo Xex menu. Attenzione, tiro giù e tiro su. Ok ragazzi, allora intanto andiamo a inserire la chiavetta e ci spostiamo su questo sito qua che vi linkeremo chiaramente sempre in descrizione, intanto la chiavetta è stata inserita, appunto per scaricare lo Xex menu, che altro non è appunto che il file manager fondamentalmente di per la 360 moddata, ovviamente sia JTAG che non. Eccolo qua. Se per caso poi i file durante il tempo non sono più scaricabili, mi raccomando segnalatecelo e provvederemo a cambiarli, come successo tra parentesi per sì. PS4 nel video. Ora, sì. Ok. Perfetto, allora adesso questo lo chiudiamo. Dunque, allora vedete che il file che avete scaricato è un punto RAR, quindi mi raccomando usate il 7-Zip o qualsiasi altra applicazione appunto per spacchettare il formato RAR, ZIP, eccetera, eccetera. Qua alla nostra destra vedete la chiavetta che abbiamo formattato con la Xbox. Dovete, mi raccomando, avere l'accesso ai file nascosti, ok? Quindi su Visualizza. Allora, faccio vedere come li faccio, siamo noi con la telecamera. Allora, vai su, sì, Visualizza e questo qui. Estensione, nomi file, elementi nascosti. Ok? Così almeno vedete che c'è una cartella nascosta che si chiama Content, ok? Dentro questa cartella non avete niente, fondamentalmente. Dovete crearne una, ok? Chiamata 16 volte 0, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok. All'interno di questa cartella qua con i 16 zeri ci andiamo praticamente a buttare questo code 9999. Ok? Semplice, quindi andiamo a spacchettare appunto all'interno del USB. Aspettiamo qualche istante. Perfetto ragazzi, adesso da qua andiamo a togliere la chiavetta, andiamo a inserire nella Xbox e vi faccio vedere appunto lo Xex menu. Sempre mi raccomando, io dico sempre in modalità sicura, o espelli da qui, ok, espelli da qui oppure da qui giù. In modalità sicura in basso a destra, esatto. Okay, quindi, ecco qua. Ok. Andiamo a reinserirla dentro la console. Aspetta. Ok, perfetto. Allora, una volta reinserita nella nostra chiavetta, nella console, andiamo sempre su impostazioni, sistema, che cavolo, eh? Ok. Periferiche di memorizzazione, periferica USB.
dentro la cartella demo troverete il file exe-menu che andrà installato nella console. Ora, adesso in questo momento qua non siete connessi a internet, siete connessi a internet e vi arriverà il messaggio appunto di accedere al live, voi gli dite semplicemente no. Quindi spostiamo comunque, perché lo dobbiamo installare nel disco rigido, il file, ok? Diamo ok. Noi in questo caso gli diciamo di no perché l'abbiamo già installato, ragazzi, ok? Però voi fondamentalmente fate sì. Una volta installato il file, lo troverete praticamente sotto giochi e i miei giochi. Eccolo qua. Andiamo, eccolo qua. Exe-menu 1.2. Lo andiamo a selezionare e si aprirà fondamentalmente il famoso file manager di cui vi parlavo prima. Allora, come funziona il file manager, ragazzi? Allora, con le freccette a destra praticamente andate a visionare se avete emulatori, applicazioni, cartella dei giochi, eccetera. Con RB, ok, potete cambiare eventualmente anche qua, andare praticamente anche lì su periferiche di sistema, USB, hard disk con le freccette. Okay? File manager, via. È proprio veramente un file manager che vi consente appunto di spostarvi di contenuto in contenuto, ok? Quindi anche qua adesso per esempio avremo una cartella games dove Piero ovviamente aveva già messo qualche gioco, ok? Che eventualmente schiacciando Y, vedi che infatti qua funziona, sì. Potete copiare, tagliare, incollare, cancellare o creare addirittura una nuova cartella, ok? Quindi questo è tutto molto semplice e ripeto ci si sposta in questo caso qua tramite le frecce, ok? Quindi per questo video è tutto, ragazzi, abbiamo visto appunto come installare lo Exe-menu che fondamentalmente vi serve esclusivamente per come file manager iniziale, ok? Infatti poi video nella playlist sul nostro canale della 360 li vedrete uno di fila all'altro. Questo è proprio il primo video per partire con lo start, ok? Detto questo, ragazzi, grazie di essere stati con noi. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, metteteci un bel like, iscrivetevi al nostro canale, perché per noi comunque l'iscrizione, una in più, è sempre molto importante. E nel caso che comunque non riuscite, potete contattarci anche sul nostro canale Telegram, perché lì comunque vi risponderemo sia noi che la nostra piccola community. E vi ricordiamo le live il martedì e il giovedì, dove modderemo insieme a voi le vostre console, addirittura le console nostre, che possiamo, esatto. Se avete bisogno o qualche domanda, siamo in live e vi rispondiamo immediatamente. Va bene. Detto questo, ragazzi, grazie. Saluto. E ciao, al prossimo video. Ciao.